se oggi si continua con Anything. Ok, come avete potuto capire dallo schermo del titolo, mi sono fatto amico Papyrus, già da un bel po', Alphys e Undyne. In teoria mancherebbero Sans, Toriel e Asgore, ma Asgore mi vuole uccidere per quanto non mi ricordi? E già si muoveva così. Spero di essermi fatto amico tutti. Oh, già di ritorno? Come ti senti? Pronto, vai via. In teoria sarei pronto. Flowey mi ha detto che devo farmi amico tutti, ma non mi ricordo. Capisco. Eccoci qui allora. Pronto? Sì, le sei anime umane, lo spiego già. Una strana luce riempie la stanza. Va bene, attraversa la barriera la luce della luna. Sembra che il tuo viaggio sia finalmente finito. Sei riempito con la determinazione. Sei riempito di determinazione. Umano, è stato bello incontrarti. Addio. Cosa? Ok, qualcosa non è andato come... Toriel! Che creatura miserabile, torturare una così povera e innocente creatura. Non essere spaventato, figliolo. Sono io, Toriel, tuo amico, tua amica e guardiana. All'inizio pensavo di lasciarti fare il tuo viaggio da solo, ma non ho potuto non pensare e preoccuparmi a te. La tua avventura deve essere stata così pericolosa. E alla fine avrebbe portato a un'orribile scelta. Lasciarti in questo posto. Per lasciare questo posto avresti dovuto togliere la vita a un'altra persona. Avresti dovuto sconfiggere Asgore. Tuttavia ho capito che non posso permettere ciò. Non è giusto sacrificare qualcuno semplicemente per lasciare andare qualcun altro. E non è quello che avevo cercato di fare per tutto questo, di prevenire per tutto questo tempo? Così, per adesso, sospendiamo questa battaglia. Pur essendo così terribile, Asgore merita pietà. Tori, sei tornata. Non dirmi Tori, non dire Tori a me, Dreamur. Patetico, addirittura. Se avevi veramente intenzione di liberare il nostro regno, avresti potuto attraversare la barriera dopo una sola anima. Prendere sei anime dagli umani e dopo tornare e liberare... dopo tornare e liberare tutti in modo pacifico. Ma invece hai fatto tutti vivere in disperazione, presuppongo? Perché hai preferito aspettare qui, Tori. Hai ragione. Sono una creatura miserabile. Ma... pensi almeno che possiamo essere amici ancora? No, Asgore. Fantastico! Asgore, umano! Nessuno combatta nessun altro! Tutti diventeranno amici! Oppure io? Io! Salve, sono Toriel! Sei un amico dell'umano? È bello fare la tua conoscenza, eh? Sì, è bello incontrare anche te. E Asgore, è la tua ex quella? Avevo ragione allora! Tori e Asgore erano marito e moglie. Che brutta scelta, ragazzo. Nessuno faccia del male a nessun altro. Oh, sei un altro amico? Io sono Toriel. Ciao. Ciao? Ce ne sono due? Ehi, nessuno combatte nessuno? Se
qualsiasi persona combatte qualcun altro, io sarò costretto a chiedere aiuto ad Undyne. Salve! Oh, salve, sua maestà! Psst, ehi, umano! Asgore si è depilato, non lo so, e clonato? Più che altro rasato, perché deve... Ehi, ragazzi, come va? Quella voce! Salve! Penso che tu possa essere... Beh, è possibile che noi ci conosciamo? Oh, ehi! Riconosco la tua voce anch'io! Sono Toriel! È così bello incontrarci di persona! Il mio nome è Sense! E... la stessa cosa vale per me! Oh, aspetta! Allora, questo deve essere tuo fratello, Papyrus! Salve, Papyrus! È così felice incontrarti finalmente! Il tuo fratello... Tuo fratello mi ha detto così tanto riguardo a te! Wowie! Non posso credere che il clone di Asgore sappia chi sono! Asgore sta ancora piangendo, povero! Questo è il miglior giorno della mia vita! Ehi, Papyrus! Ok, era una battuta orribile che è intraducibile in italiano, purtroppo, ragazzi, mi spiace. Comunque, Papyrus, ho cambiato idea! Questo è il peggior giorno della mia vita! Andiamo, Asgore, andrà tutto bene! Ci sono parecchi pesci nel mare, oh mio Dio! Sì, Asgore! Undyne ha completamente ragione riguardo alla cosa dei pesci, quella roba lì, insomma. Qualche volta devi solo fermarti dopo un mostro con del pelo e qualcosa riguardo a un anime. Ah, solo per conoscere un pesce davvero carino? È una metafora. Beh, penso che sia una buona analogia. Metaton! Oh mio Dio! Ho voluto da sbagliato. Volete baciarvi voi due allora? Il pubblico sta morendo per un po' di azione romantica. Ehi, smettila! Ragazzi, che nervi che dà quel ragazzo. Giusto, Alphys? Alphys? No? Ha ragione. Facciamolo! Penso che se tu voglia, allora, non lasciare niente indietro. Oh, oddio, Asgore! No. Ok, aspetta. Non davanti all'umano. Ah, giusto. Scusa. Sono stato un po' mi sono lasciato un po' trasportare. Come ha fatto? Non lo voglio sapere. Figliolo, sembra che tu debba restare qui per un po', ma guardando tutti gli amici che ti sei fatto, penso che tu sarai felice qui. E ragazzi, ma Flavio aveva ragione! Abbiamo ottenuto il nostro finale felice! Ok, non felice come mi aspettavo, mi sono cagato addosso. Cristo! Non felice come mi aspettavo! Si è mosso il caricabatterie. Ma comunque è sempre felice un felice finale, per parare per l'analogia. Ehi, questo mi ricorda... Papyrus, hai chiamato tutti qui. Tu hai chiamato tutti qui, giusto? Beh, a parte... lei. Comunque... se io sono arrivato qui prima di te, come sapevi di chiamare tutti? Diciamo solo che un piccolo fiorellino mi ha aiutato. Piccolo fiorellino? Un piccolo fiorellino? Flawi? Idioti! Mentre voi ragazzi stavate avendo il vostro piccolo... conversazione, diciamo, ho preso le anime degli umani! E adesso non solo sono sotto il mio potere, ma tutte le anime dei tuoi amici lo saranno. E sai qual è la migliore parte? Che è tutta colpa tua. È tutto perché ti sei fatto amare da loro. E tutto il tempo che hai speso ascoltandoli, incoraggiandoli,
tenendo alla loro vita, senza loro non si sarebbero mai trovati qui, e adesso con le loro anime e quelle degli umani insieme io otterrò la mia vera forma. Perché sto ancora facendo questo? Non ci arrivi? Questo è solo tutto un gioco. E hai ragione, sotto quel punto di vista questo è solo un gioco. E se tu lasci il sottosuolo soddisfatto, vincerai il gioco. Se vinci, non tornerai a giocare con me mai più. E cosa farò io allora? Ma questo gioco tra me e te non avrà mai fine. Io otterrò la vittoria nei tuoi confronti. E alla... Ah, te la metterò un passo e poi te la strapperò via prima che tu possa raggiungerla. Ancora e ancora e ancora. Ascolta, se mi sconfiggerai, ti darò il tuo finale felice. Riporterai i tuoi amici indietro. Distruggerò la barriera. Tutti saranno finalmente soddisfatti. Ma quello non accadrà. Tu ti terrò qui giù, non importa cosa. No. Non mi posso muovere! Non vale, Flowey! Anche se vuol dire ucciderti un milione di volte. No, 13, non va bene, qualcuno mi salvi. 6, ok, fantastico. 1, salvatemi, sarebbe una buona idea salvarmi, grazie. Sto premendo tasti a caso. Una barriera di fuoco. What? Cosa? Non essere spaventato, figliolo. Non importa cosa accadrà, noi saremo sempre qui a proteggerti. Oh! Papyrus è online? Proprio così, umano! Tu puoi vincere! Solo fai quello che farei io! Credi in te stesso! Ehi, umano! Se sei riuscito a superare me, puoi fare qualsiasi cosa! Quindi non preoccuparti! Saremo qui tutto il tempo! Non hai ancora sconfitto questo tipo? Andiamo! Questo non ha niente a che fare con te! Alphys? Tecnicamente è impossibile per te sconfiggerlo, ma in qualche modo so che ce la puoi fare. Umano, per il futuro degli umani e dei mostri, devi stare determinato. Devi essere determinato. Devi rimanere determinato. Ma siamo qui anche noi, ragazzi, andiamo! Devi vincere, ce la puoi fare! Oh, no! Impossibile! Questo non può succedere! Voi! Siamo tutti idioti? Esatto! Non posso credere che voi siate tutti così stupidi! Tutte le vostre anime sono mie! Presuppongo che non sia stata effettivamente una buona idea portare tutti in uno stesso punto con Flavio. È una spiga polvere quell'uomo, quel fiore. Salve lei! Non giri la testa di 180 gradi, la prego, è già incontento abbastanza. Finalmente ero così stufo di essere un fiore. Tu sei Flowey? Flowey assomiglia incredibilmente a Toriel e a Asgore. What? Audi! Simon, sei qui? Sono io, il tuo migliore amico! Asriel Dream! Aspetta!
Flawi Asriel, Asriel era figlio di Thorir e Asgore. Come cavolo ha fatto Asriel, che era morto, a diventare Flawi? E a ritornare Asriel? È la fine. Molto incoraggiante. Asriel Dreamun, check. Check. Asriel Dreamun, attacco infinito, difesa infinito, essere leggendario composto da tutte le anime del sottosuolo. Stai scherzando? La vera battaglia finale ha finalmente inizio. Perché mi sono fatto di droghe? Dream, pensi perché sei qui adesso? Ah, puoi sentire gli spazi vuoti nel tuo inventario diventare più piccoli e ancora più piccoli. Sì? Ma perché mai? Io pensavo di dover evitare le stelle grandi. Cosa fa? Asriel carica Shocker Breaker? Perché Asriel carica Shocker Breaker? Che sarebbe... Cosa posso fare io? Riduco il numero di danno che subisco. Lo sai? Non mi importa di distruggere questo mondo ancora. Non mi importa più di distruggere questo mondo. No, cosa fai? Chaos Saber, fantastico, anche le spade hai adesso? Ah, Last Dream. Ah, ok, attraverso la determinazione. Ok, beh, dopo che ti avrò sconfitto e avrò preso totale controllo della timeline, quindi la linea temporale, resetterò tutto. Molto interessante, lei ha due spade giganti, ma no! Non mi pare molto... Au! Sì? Au, quanto danno fanno quei cosi? Cosa carica? Shocker Break, è quello di prima, fantastico. I tuoi PS tornano massimo. Ah, ok. Tutti i tuoi progressi, le memorie di. I ricordi di ognuno. Le riporterò a zero. Salve. Molto interessante, ma è anche molto facile da evitare, tra l'altro. Star Blazing, penso che sia. Io sogno. Ok. Così noi potremo fare tutto di nuovo, ancora e ancora. Oh mio Dio, le stelle ninja giganti, mamma mia, io non ci capisco niente. Lo schivate tutte! quindi speriamo. Danno ridotto, ok. E sai qual è la migliore parte di tutto questo? Che tu lo farai! Eia, infame! È infamissimo, sto te! E vemo! No! Cos'è sta Chaos Saber? Va bene. Danno ridotto, fantastico! E dopo perderai ancora contro di me. No, non lo farò, io vincerò contro di te, signor dio dell'ipermorte. Ai. Come si evita? Ok. E io continuo a sperare, va bene. E ancora. No! Aiuto. Come fa a fermare? Lei è alquanto rompiscatole, diciamo. Ok. E ancora! No! Ah, io ho scelto la tempistica sbagliata, che dite? Galacta Blazing? Non so cosa sia Galacta Blazing!
perché tu vuoi il tuo finale felice. Asriel, Asriel chiama il Chaos Slicer, quindi l'affettatore. Ammetto che chiamarlo in italiano suona parecchio male. Asriel, ok, i tuoi DS tornano baci. Perché tu ami i tuoi amici. Ah, ma è ancora questa, non era Chaos Saber. Oh. Cosa fai? Chaos Blaster ancora. Dream, ok. Perché tu non ti arrendi mai. No. Guarda, guarda. Vai, vai. Guarda. Vabbè. Avete visto? Non alterno più gli attacchi. Non è delizioso? La tua determinazione, il potere che ti ha permesso di arrivare così lontano, sarà la tua rovina. Perché? Anche tu sei determinato parecchio. Ok, stavolta l'ho superato. Hyper Goner? Op. Adesso ci siamo divertiti abbastanza. È tempo di purificare questa linea temporale una volta per tutte. Perché scuoti la testa, caro? Perché tutto... Ah, anche a lei. Cosa esattamente... La mia vita, dov'è la mia vita? Sono 20 PS. Anche dopo quell'attacco, sei ancora sulla mia strada? Wow! Tu sei davvero qualcosa di speciale. Ma non pensare di aver vinto. Fino adesso ho usato solo una frazione del mio vero potere. Vediamo fino a che punto può arrivare la tua determinazione contro questo! Ti sei allargato. Ok, lo passo. Perché? Perché? Ah! Asriel blocca la via. Asriel. Ah, struggle. Non puoi muovere il tuo. Ah, ho provato a liberarmi. Ammira il mio vero potere. Carissimo! Sta laggando tuttissimo per colpa del tuo vero potere. Non posso muovermi proprio, ragazzi, non posso cambiare menu. Non puoi muovere il tuo corpo. Posso sentirlo. Ogni volta che muori. Ah, il tuo controllo su questo mondo se ne va. Ogni volta che muori, i tuoi amici ti dimenticano poco a poco. E la tua vita finirà qui, in un mondo dove nessuno ti ricorda. Molto interessante, molto interessante. Sono a 3 di vita. Sono morto. Mi devo rifare tutta la solfa. Non sono batti del rifiuto. Ma si rifiutò. Ancora. Non molli. Va bene. In pochi momenti ti dimenticherai di tutto. Ah, questa perseveranza ti servirà bene nella tua prossima vita. Ok, devo capire come evitare i suoi attacchi. Giuro, non capisco come evitare i suoi attacchi. Oh, non li capisco. Tutto il mondo sta finendo. Struggle, non puoi muovere. Ho capito che... Ancora? Andiamo. Dimostrami quanto la tua determinazione è forte adesso. Ok, verso il basso. No, verso l'alto. Come si evita? Ah, giusto, non posso morire. Ok, non posso muovermi. Non è successo niente. Hai provato ancora a liberarti? Non è accaduto niente. Hai provato a raggiungere i tuoi file di salvataggio? Non è accaduto niente. Hai provato ancora a raggiungere i tuoi file di salvataggio? Niente è accaduto.
Sembra che salvare il gioco sia veramente impossibile. Ma magari, con quel poco potere che hai, con quel piccolo potere che hai, puoi salvare qualcos'altro. Salva? Ah! Chi salva per primo? Sans. Ah, hai raggiunto l'anima di Asriel e hai chiamato i tuoi amici. Sono lì, da qualche parte, non è così? Ah, nelle profondità dell'anima di Asriel qualcosa sta risuonando. Le anime perdute appaiono? Judgment? Judgment sarebbe interessante, ma joke. Ah, hai detto un cattivo scherzo, una battutaccia riguardo gli scheletri. Sembra amarlo, ma l'altra anima sembra odiarlo. Devo catturare un umano! Te l'ho detto, arrenditi, è quello che ho fatto. No, come mai devo combatterli? Fermo! No, fermo! Wow! Au, era un po' tardivo come salto, lo ammetto. Quindi, ricetta o puzzle? Ricetta. Hai chiesto all'anima perduta di cucinare qualcosa per te. Ah, sta provando a nascondere la sua gioia. Dopo tutti lo faranno. E anche se provassimo, scusatevi, ho tolto le mani dalla tastiera. Judgment? Ah, hai detto all'anima perduta che hai pensato a quello che hai fatto. Annuisce solennemente. No, aspetta! Sei mio amico! Non potrei mai catturarti! Ah, tifo per te, ragazzo! Ah, ho anche altre opzioni adesso. Save the save. Andai in Alfi Storia. Penso che andrò per Toria. Ok, nelle profondità dell'anima di Asriel qualcosa sta risuonando. Le anime perdute appaiono. No, che lotta! Wow, che stiamo cercando di fare? Hai abbracciato l'anima perduta e gli hai detto che la rivedrai ancora. Qualcosa di questo sembra familiare, le sembra familiare. Questo è per il tuo bene. Perdonami per questo. Insieme? Non mi ricordo manco morto gli attacchi di tutti e due. Però questo attacco ce l'avevano in comune, se non sbaglio. Ok, invece ho evitato tutto. Merci, quello che ho fatto. Hai detto all'anima perduta che non gli farai del male, non importa cosa. Qualcosa riguardo a questo sembra familiare. Nessuno se ne andrà mai più. Questo è il mio compito. Salve a tutti, colpite qui, fantastico, colpisci qui, meraviglioso, ok. Preferenza! Hai detto all'anima perduta che la tua preferisci la butterscotch, vabbè, la cannella invece dell'altra cosa, che non so mai come. In qualche modo, si ricorda vagamente di aver sentito questo. Cosa? Non basta ancora? Oh. Ok, qualcosa a... parliamone. Hai detto all'anima che salverai tutti. Sta tutto tornando indietro. Ah, qualcosa suona familiare. Sta tutto tornando indietro. Ah, il tuo destino è nelle tue mani. Tu sei il nostro futuro. Futuro umano. Ok, salva. Ma perché sempre su lotta sei? Alphys, penso. Ok, qualcosa risuona. Ah, Alphys è singola. Agisci, anima perduta. Nerd out tutta la vita. hai chiesto all'anima perduta qual è il suo cartone preferito. Non può quasi contenersi dal darti un'enorme risposta. Mi odi, non è così? No, i metatonini, aia. E basta però, metatonini. Incoraggia. Hai detto all'anima perduta che continuerai a supportarla. Qualcosa
nel modo in cui lo dici le risulta familiare. Devo continuare a mentire. No! Quiz. Ok, hai chiesto aiuto per una domanda su un quiz. Improvvisamente le memorie tornano. No! Non è vero! I miei amici mi amano. E io amo. E anche io amo te. Ok, manca. Perché tento sempre di colpire Asriel? Andai, nella profondità di Asriel qualcosa risuona, ok. Non penso neanche di poter fare del male a Asriel. Insomma, difesa infinita. Andai, salve a lei. Clash, ricetta, sorridi. Finto attacco? Hai lievemente colpito. Hai colpito con leggerezza l'anima perduta. Qualcosa nel modo in cui le combatti le risulta familiare. Tutti gli umani periranno! No, è che se devo fare ancora quel casino che ho fatto con Undyne, giuro che non è. Ricetta. Hai chiesto all'anima di insegnarti a cucinare. Non conosce, non so il perché, ma il modo in cui... Ah, ma vorrebbe insegnartelo. Tu sei il mio vero nemico. Molto interessante, Undyne. Fortunatamente non ci sta impegnando più di tanto. Ok... Penso... Rissa? Ah. Ah, ti sei schiantato contro l'anima perduta con tutto il tuo, con tutta la tua forza. Ha riconosciuto il tuo spirito combattente. Improvvisamente le memorie tornano indietro. Beh, qualche umano è ok, penso. Grazie, Undyne. Ah, senti la tua anima del... Salva qualcun altro? Stranamente... Non appena i tuoi amici si sono ricordati di te, qualcos'altro risuona nelle profondità dell'anima. Più forte e ancora più forte. Sembra che c'è un'ultima persona che abbia bisogno di essere salvata. Ma chi? Improvvisamente lo realizzi. Ah. E chiami i loro nomi? Eh? Cosa stai facendo? Assolutamente niente, ho fatto diventare bianco lo schermo io. Sono io? Quello dovrebbe essere Asia, quello. Ma io non ho mai avuto Asriel come... ad accogliermi, ho avuto Thorin. Lì c'è anche Asgore in quella foto. Quindi quello vuol dire che io non sono... che quello non sono io. Senti l'anima dei tuoi amici risuonare con quella di Asriel. Asriel Dream. Cosa hai fatto? Cos'è questa sensazione? Cosa sta succedendo a me? No! No! Non ho bisogno di nessuno! No, ora non mi sembra un po' esagerato adesso. Come lo schifo! Tutto sto schifo! E non ci vedo neanche più! Salva, Asriel. Fermati! Vattene! Mi senti? Ti strapperò in due! Ora. Sbaglio, i suoi attacchi sono... Aio. Comunque riesce a colpirmi. Simon. Sai perché sto facendo questo? Perché continuo a combattere? Per tenerti in giro? No, mi schivano! Sto facendo questo perché tu sei speciale, Simon. Sei l'unico che mi capisce. Sei l'unico con cui provo divertimento nel giocare. Ma guardatelo, non mi capisce neanche più. Io voglio essere colpito. No. Non è appena questo. Io sto facendo più questo perché mi importa di te, Simon. Mi importa di te più di qualsiasi altro. Guardate, non mi colpisce più. Non sono pronto per far finire questo. Non sono pronto per lasciarti andare. Non sono pronto per dire addio a qualcuno come te.
Quindi, per favore, smettila di fare questo! E lasciami vincere! Non penso che sia stata più un'idea! Sono uno, sono a 0090. Smettila! 0010, 0001. Smettila adesso! Penso che io sia determinato a non morire. Simon. Sono così solo, Simon. Sono così spaventato. Oh, non volevo far piangere Asriel. Sono così dispiaciuto. Sono sempre stato un piagnucolone, non è vero, Simon? Lo so. Non sei veramente Simon, non è così? Come non sono veramente Simon? Simon se n'è andato molto tempo fa. Cosa? Ah, qual è il tuo nome? Frisk? Io mi chiamo Frisk? A cosa ho dato Simon quindi all'inizio? Forse al primo umano caduto. Quello è quello che mi viene in mente. E quello è perché c'era lui nella foto. Quindi il primo umano caduto si chiamava Simon. Io invece sono Frisk. E quindi io in realtà non sono mai stato in controllo di Simon, ma di Frisk. La cui vita però è soggetta agli avvenimenti di Simon. Oh mio Dio. È un bel nome. Frisk. Non mi sono sentito così per molto tempo. Come un fiore. E come fiore ero senza anima. Avevo perso il potere di amare altre persone. Tuttavia, con tutte le anime dentro di me, non solo ho ritrovato la mia compassione, ma posso sentire anche benissimo. Posso sentire anche tutti gli altri mostri. Si vogliono così bene. E vogliono bene a te, Frisk. Desidero. Vorrei trovare il modo di dirti come tutti si sentono riguardo a te. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. I mostri sono strani. Anche se ti conoscono appena, sembra che ti amino davvero. Frisk, io capisco se tu non vuoi dimenticarmi, capisco se tu mi odi. Ho compiuto azioni, mi sono comportato in modo così strano e orribile. Ti ho fatto del male, ho fatto del male a così tanta gente, amici, famiglia, penso sconosciuti. Non ci sono scuse per quello che io ho fatto. Oh. Lo perdoniamo? Sì. Ma cosa? Frisk, andiamo. Sei. Mi farei piangere ancora. Inoltre, anche se tu mi perdonassi, non posso tenere queste anime dentro di me. La minima cosa che io posso fare è ritornarle indietro, ma prima c'è qualcosa che io devo fare. Giusto ora posso sentire tutti i cuori di tutti battere come uno. Stanno tutti bruciando con lo stesso desiderio, con il potere di tutti, con la determinazione di tutti. È tempo per i mostri di essere liberi finalmente. Intendi dire che romperei la barriera? Effettivamente ha senso.
Lui possiede sia le anime degli umani che le anime dei mostri, ed è lui stesso un mostro. Quanti cuori? Tanti cuori. La barriera fu distrutta. Frisk, devo andare adesso. Senza il potere di tutte le anime, non posso mantenere questa forma. In poco tempo ritornerò a essere un fiore. Smetterò di essere me stesso. Smetterò di essere in grado di provare ancora amore. Quindi, Frisk, è meglio se tu mi dimentichi, ok? Solo stai con le persone che ti amano. Lo conforto, non c'è neanche da chiedere. Ha fatto così tanto, dopo tutto, per gli altri. Ok, ha tentato di uccidermi in diversi modi. Tanti modi. Però, alla fin fine, si può capire. Oh. Non voglio lasciare andare. Frisk, sei... Ah, hai fatto un ottimo lavoro, ok? Non importa cosa... Farai un ottimo lavoro, non importa cosa farai. Tutti saranno lì per te. Bene. Il mio tempo è quasi finito. Addio. Comunque, Frisk, prenditi cura di mamma, va per me. Allora avevo ragione. Tori e Lasgor sono veramente i suoi genitori. No, non posso fare niente per lui. Davvero? Magari c'è una scelta più avanti? Spero di sì. Frisk, questo è solo un brutto sogno? Per favore, svegliati. È la voce di Tori o sbaglio? Salve ragazzi! Oh, ti sei svegliato, grazie a Dio. Eravamo così preoccupati. Ah, sembrava che tu fossi svenuto per sempre. Sì, un po' di più e saremmo diventati pazzi. Diccelo la prossima volta che vuoi prenderti un pisolino, ok? Sì, hai fatto piangere Papyrus come un bambino. Cosa? Io non piango. Avevo solo qualcosa nel mio occhio. Che cosa hai preso? Lacrime! Che cosa avevi? Lacrime! Ora andiamo. Questa parte importante... Ah, la cosa importante è che Frisk stia bene. Ecco, Frisk. Perché non bevi un po' di tè? Ti farà stare meglio. Che ne dici di dargli un po' di spazio per prima cosa? Devono essere molto esausti. Pensando... Ah, non sono certa di una cosa. Frisk! Non ci ricordiamo esattamente cosa è accaduto. C'era un fiore e dopo... tutto è diventato bianco. State scherzando, non vi ricordate di quello che è successo di Asriel e tutto il resto? Ma adesso la barriera è scomparsa. Quando sei pronto, ritorneremo in superficie. Sembra che la porta a est ci lasci uscire ora. Ma prima di ciò, forse vuoi fare una camminata? Puoi dire addio a tutti i tuoi meravigliosi amici. Fa
fai come preferisci. Ti aspetteremo tutti. Ma ragazzi, penso che si possa andare. Vuoi salvare qui? Se te ne vai ora, la tua avventura sarà davvero finita? E i tuoi amici ti seguiranno dall'underground. Sono pronto. Wow! Siamo davvero usciti. Allora il gioco non è finito? Oh! Non è bellissimo? Ragazzi. Wow! È veramente ancora più bello che in TV. In TV. Molto meglio! Meglio di quanto io abbia mai immaginato. Frisk. Tu vivi con questo? La luce del sole è così bella e l'aria è così fresca. Mi sento veramente viva. Ehi, Sans, cos'è quella palla gigante? Noi la chiamiamo il sole, amico mio. Questo mi fa un attimo riflettere, perché noi mostri o noi umani? E perché... Più che altro noi ero convinto noi mostri, ma perché, amico mio? Sans non è il fratello di Papyrus? Perché chiamarlo amico? Sans non è un mostro dopo tutto? Quello è il sole? Wow! Non posso credere che sto finalmente incontrando il sole! Potrei stare qui e guardare questo per ore. Sì, è bellissimo, non è così? Ma dovremmo pensare davvero a quello che verrà ora. Oh, giusto. Tutti. Questo è l'inizio di un nuovo luminoso futuro. Un'era di pace tra umani e mostri. Frisk. Avrei qualcosa da chiederti. Ah, agirai come nostro ambasciatore per gli umani. Tra gli umani? Sarai l'ambasciatore? Naturalmente sì! Esatto! Frisk sarà il migliore ambasciatore! E io, il grande Papyrus, sarà la più grande mascotte! E farò una buona impressione! Una buona prima impressione! E farò una buona prima impressione! Beh! Qualcuno deve tenerlo lontano dai guai! Ci vediamo, ragazzi! Sans, Papyrus è andato dall'altra parte. Devo fare questo tutte le volte? Papyrus, aspetta! Ogni volta, perché tutte le volte. Ehi, andai! Aspetta! Ops. Dovrei fare qualcosa? Bene, devo andare. Fantastico. Sembra che tutti siano contenti di come siano finite le cose. Di come stiano le cose. Frisk. Sei arrivato da questo mondo, giusto? Quindi devi avere un posto in cui ritornare. Oppure no? Cosa farai adesso? Voglio stare con te o posti in cui andare? Allora, devo pensare anche un po' come pensa Frisk, perché dopo tutto io non sono io, ma presuppongo che se Frisk è salito su Monte Ebot, dove le persone non spariscono di solito, direi che vuole stare con voi. Cosa? Frisk, sei davvero un ragazzo divertente. Se tu avessi detto questo prima, niente di questo sarebbe accaduto. È vero, ragazzi, se io avessi detto la prima volta che avessi voluto rimanere con Tori, non sarebbe accaduto niente di questo tipo. È una buona cosa che tu abbia preso così tanto tempo. Che tu abbia preso così tanto tempo per cambiare la tua opinione. Beh, presuppongo di sì. Se non hai veramente altri posti in cui andare, farò il mio meglio
Farò del mio meglio per prendermi cura di te. Per tutto il tempo di cui avrai bisogno. Ok? Adesso, vieni. Tutti stanno aspettando noi. Finito veramente? O è ancora un'altra fregatura come quella di Flowey? Penso che sia finito veramente. Ragazzi. Ma però no. Ok, no, adesso appare il cast. Frogit! Fantastico! Professional Frog. Silabit. Ancora un po' colpevole. Lux. Ok, un tipo un po'. Ok. Ha trovato una nuova caverna. Wow. Vegetoid, popolare nutrizionista. A volte ama la vita, veramente. Napstam look! Ciao amico mio. Spooky DJ. Beh, puoi chiamarlo un DJ da paura. Era pessima, alla sense, lo so. Papyrus by Toby e Tammy? Ma Tammy non era la cagnolina, o sbaglio? Sense by Toby. E più che altro, come fa Sense ad andare più veloce di Papyrus che è in muto, che è in monociclo, Sense? Che è in triciclo. Va bene, vorrei dire qualcosa sul gioco, ma i titoli di coda sono veramente troppo belli. Ah, commedia di... non commedia... Ah, non mi ricordo il nome. Penso si guarda il suo cappello. Ha trovato la pace e la quiete. Number one knows Nuzzle Champion, campione di qualcosa. Lesser Doc cerca affetto. No! Inconsapevole dei cambiamenti della vita. Perché c'è Spear of Justice che è la musica di Andai? Design disegnato da Tori. Da Toby, armatura da Emmy. Da Tammy. Ok, Alphys disegnato da Toby. Ah! Fantastico! Ah, c'è la balena dell'inizio, non ricordavo. C'è anche Lesser e Greater Dog. Undyne sta distruggendo il coso. Aron by Tammy. In modo riluttante a farlo. Idilliaca vita sulla spiaggia. Ah, si sta ancora scuotendo. Tammy! Da Tammy. Ah, allora Tammy ha. È proprio una sviluppatrice. Mad Dummy by Tobix. Share. Ah, che metto il nome in Angry Dummy. Metaton. Metaton fatto da Toby. Ah, ecco Blucky. E anche la sirena. E perché c'è il tizio che vendeva gli U-Boot? Perché metto Tomain semi-trasformato? Tutto questo non ha senso. Tutto questo non ha veramente senso. Vulti. Musica del core mischiata a quella di. Mischiata a quella di. Metaton. Ah, ha aperto un nuovo. Dolceria, tipo bakery. No, panetteria. Non voglio sapere cosa fanno. Ah, use your imagination? Sono dei poliziotti? Spero che. Final Frog? Mi hai incontrato? Cerca il significato della vita? Astigmatismo? Cavaliera. Certo che chiamare uno Night Night? Ah, si prende un riposino. Giusto, se vi ricordate è quello che abbiamo fatto addormentare. Amalgamates. Vivono con le loro famiglie. Interessante. Quindi alla fine ha trovato il modo Alphys di farli tornare a casa. Perché Asgore fa una statua di Papyrus con Monster Kid? Ah, si chiama Monster Kid. Che cade di faccia, poverino.
Toriel che ha una scuola? Ehi, questo è veramente particolare. E ha Asgore il giardiniere, giustamente. End. Oh mio Dio, se vengono sul piano quei titoli di coda. No? Ma non puoi dirmi che non è la fine. Pensavi veramente che fosse finita? Intendo, non abbiamo nemmeno fatto i ringraziamenti speciali. Pronto? Finiamo tutto questo per bene. PS Infinity Special Thanks. Gli Special Thanks mi vogliono fare male. E mi stanno facendo malissimo in teoria. Ho capito, dovresti fare così, poi salire. Ma è impossibile, dannatamente. Ah, ho pagato. Comunque, mentre io evito i cosi che non sembrano farmi niente in realtà. Sicuramente c'è un segreto dietro a questi cosi. Ok, vabbè, ok, bello il minigioco Toby, ma veramente... Allora, cosa volevo dire del gioco? Ragazzi, fantastico. Io ho veramente apprezzato tantissimo questo videogioco. Spero che anche voi abbiate apprezzato la storia più che la grafica di per sé, che come avevo già detto non è delle migliori, ma perché Toby, che è il creatore del gioco, Toby Fox, ha voluto che fosse così. Io sto ancora aspettando tantissimo la traduzione dell'Undertale Spaghetti Project, spero che un giorno sia finita, so che sono a buon punto con il check e so che questo non è l'unico finale di Undertale, perché tutto quello che ho cercato di fare io è stato fare le scelte più ovvie, cioè le scelte più giuste, se vogliamo chiamarle così, che sono quelle di aver del guercio, sicuramente un italiano, che sono state quelle di aver fatto la scelta giusta in ogni caso, anche quando per esempio Flowey ci diceva uccidimi, in quel caso avremmo potuto tranquillamente compiere tra virgolette la scelta sbagliata e indurci in un altro finale. Ah, quelli che ho toccato. Beh, Marcus, sentiti onorato. Grazie amici della famiglia per supportarci, l'Undertale Team ti ringrazia, il giocatore, dal più profondo del cuore, senza di te tutto questo non sarebbe stato possibile. Buonanotte, perché buonanotte, come fai a sapere che è sera? Veramente è sera? Non sto scherzando, però buonanotte è un po' eccessivo. Sono scomparso, sto scomparendo. Stai dicendo, quindi, il gioco ha altri due finali in realtà? Mi lascia una fetta di torta. Ma quindi ho anche una casa io. Probabilmente questa scena è possibile solo per il fatto che io ho detto a Toriel che non avevo altri posti in cui andare. Undertale. By Toby Fox. Niente, no, veramente, è finito, siamo sicuri, non c'è nient'altro. C'è questa musica? Ragazzi, che altro dire? Ci sono altri due finali, teoricamente, ma non ho intenzione di farli, in teoria.
Non saprei neanche io. So che però ho intenzione di fare un fanmade di Undertale che dovrebbe essere quasi a completo sviluppo. C'era scritto che uscirà per il 2017. Siamo nel 2017, non pretendo che esca per gennaio, ovviamente, o per febbraio, ma comunque dovrebbe uscire prima o poi quel videogioco in quest'anno. Perché c'è un cane? Ah, aspettate, un amico mi aveva detto che il cane rappresentava Toby Fox nel videogioco. Non chiedetemi il perché, ma quel cane rappresenta Toby Fox. A tutti quelli che me lo sto chiedendo, farlo a Genocide di Undertale? No, non penso. Perché non me la sento di prendere azioni che io non avrei veramente preso all'interno del gioco. Queste azioni sono quelle che io veramente ho voluto prendere all'interno del gioco, perché erano quelle che più, secondo me, mi aggradavano a come stavo giocando. E no, non ho intenzione di rovinare il tutto. Beh, penso che sia proprio finito. Si può chiudere, andatele, fatemelo riaprire se magari c'è qualcos'altro di diverso. Ah, sì, c'è qualcosa di diverso. Fermi tutti. Hi. Ciao. Sembra che tutti siano contenti. Sia perfettamente contenti. I mostri sono ritornati sulla superficie. La pace e la prosperità regnerà in tutto il regno, le terre. Prendi un bel respiro e non c'è niente di cui preoccuparsi. Non c'è nient'altro di cui preoccuparsi. Beh, c'è solo una cosa. Una piccola cosa. Un essere con il potere di cancellare tutto. Tutti e tutti hanno lavorato così tanto per... Lo sai di chi sto parlando? Non è così? È proprio così, sto parlando di te. Tu hai ancora il potere di resettare tutto? Thorian, Stance, Asgore, Alphys, Papyrus, Undyne. Se tu scegli, tutti saranno cancellati da questa linea temporale e rimandati indietro prima che tutto questo ancora accadesse. Nessuno ricorderà niente e tu sarai in grado di fare tutto quello che vuoi. Quel potere. Conosco quel potere. È il tipo di potere che tu stavi combattendo per fermare, non è così? Il potere che io volevo usare. Ma adesso l'idea di resettare tutto, non penso che potrei fare tutto ancora una volta, non dopo quello. Quindi per favore, lasciami andare. Lascia che Frisk sia felice. Lascia che Frisk viva la propria vita. Ma se non posso cambiare la tua mente e cancellerai tutto, devi cancellare le mie memorie. Anche le mie memorie. Mi spiace. L'hai già sentito un centinaio di volte, non è così? Beh, ecco tutto. Ci vediamo dopo. Simon. No, ragazzi, come vi ho già detto, io non voglio fare questo. E quindi se vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in prossimo video. Quindi, bella ragazzi.